Intanto il Movimento 5 Stelle torna all'attacco sul provvedimento che consentirebbe alle banche di entrare in possesso di un'abitazione dopo 18 rate di mutuo non pagate. Il testo va ritirato, dice il Movimento di Grillo, non serve a nulla aver alzato il numero delle rate da 7 a 18. Il servizio di Mario Franco Cao. In marcia, a pochi passi da Montecitorio a Palazzo Chigi e ritorno, per dire al governo basta favori alle banche, il decreto sui mutui deve essere ritirato. I parlamentari dei 5 Stelle, dopo le proteste in aula, escono dal palazzo nel giorno in cui si attende il primo sì al testo in commissione. Non piace neanche la nuova versione, corretta grazie anche all'opposizione del movimento, che consente agli istituti di credito di prendere possesso delle case senza passare dalla sta giudiziaria in caso di mancato pagamento delle rate per 18 mesi, anziché i 7 previsti in origine dal provvedimento che recepisce una direttiva europea. Negli ultimi 3 anni questo Parlamento, il PD ha approvato 6 provvedimenti a favore delle banche e nessuno a favore dei cittadini, a cominciare dai pensionati minimi o gli studenti che non hanno lavoro, i cinquantenni, i sessantenni che se perdono il lavoro si ammazzano. Cioè questo è un... non è Palazzo Chigi, è Banca Chigi. Lì dentro non si è trasferito il Presidente del Consiglio, si è trasferito il Consiglio di Amministrazione dei principali istituti finanziari, a cominciare dalla BCE che ordina e il governo Renzi esegue. La polemica dalle banche si allarga alle primarie, dal blog ripartono gli attacchi di Grillo, chiede che siano sentiti dalla commissione antimafia la candidata a sindaco di Napoli Valente e il vice segretario del partito Guerini, quest'ultimo sulle liste a Casavatore, in provincia di Napoli, dove, scrive il leader, ci sono criminali di ogni specie. Il PD replica, nessuna omertà sulle primarie, ci sono organismi che verificheranno eventuali colpe o responsabilità, ma i 5 Stelle non strumentalizzino l'antimafia. La battaglia, insomma, si surriscalda, oggi il movimento avvia la consultazione online per la scelta del candidato nel capoluogo campano, senza timore che possa essere un nome poco conosciuto. È stato così anche a Roma. Noi ascoltiamo davvero i cittadini.